dovuto inventare a causa di questa vicenda incredibile che l'accelerazione che è stata impressa alla trattativa che avevamo in corso con Bruxelles per consentire il normale espletamento della gara svolta dalla precedente amministrazione, che purtroppo era stata rotta da un quesito posto legittimamente, intendiamoci. Devo anche dire che la risposta era ampiamente prevedibile per quel che mi riguarda, però è evidente che se avessimo avuto forse qualche altra settimana, qualche altro mese in più per ragionare con la Commissione europea, poteva anche essere che saremmo riusciti, sinceramente non sarebbe comunque stato facile, ad avere un responso diverso. Ma ormai, ripeto, cosa fatta capo? Siamo intervenuti con l'ambulanza per salvare l'aeroporto Gino Risa, che era stato investito dall'Unione Europea. Siamo convinti di riuscire. È chiaro che è stato investito dall'Unione Europea su richiesta peraltro di soggetti politici del territorio. A questo punto però questo progetto è un progetto che deve tentare di salvare la gara in corso, e noi ci proveremo in ogni maniera, e se riusciamo a salvare la gara in corso, l'inizio dei lavori può essere rapido. Quello che serve adesso è la collaborazione del territorio, cioè serve evitare che nuovi pasticci come quelli che abbiamo appena annunciato per beghe locali ostacolino il processo che abbiamo di fronte. Se la comunità foggiana della Provincia è tutta unita e non ci si fa i dispetti gli uni con gli altri, è possibile che noi si riesca a cogliere il risultato più facile. Per rispondere alla domanda che aveva fatto la collega, dice: ma voi non lo sapevate da prima che Foggia non è un'area remota? Io ho sempre sostenuto che Foggia non è un'area remota, certo, però siccome il mio giudizio tecnico valeva quello che... Noi abbiamo provato a valutare in funzione di alcuni parametri, perché abbiamo tentato di dare continuità al percorso della precedente amministrazione, abbiamo cercato di capire se con l'Unione Europea questa strada era percorribile. Non l'abbiamo sabotata questa strada, anzi abbiamo tentato, seppure non perfettamente convinti della sua giustezza, di portarla a termine. Nel momento in cui, per responsabilità non nostre, questa trattativa è stata troncata per una richiesta specifica alla quale non abbiamo dato una risposta secca, abbiamo dovuto cambiare la strategia.